Pioli festeggia, infermeria vuota in questa non era mai successo. Non è un percorso del tutto netto perché all'appello mancano Krunic e Leao, castigati dal giudice sportivo. Ma c'è una voce, alla vigilia della trasferta di Firenze, che mette particolarmente di buon umore Pioli, quella dell'infermeria. Udite udite, i letti sono vuoti. A parte gli squalificati, per domani il tecnico rossonero potrà contare su tutta la rosa. La notizia è di proporzioni ragguardevoli perché questa stagione, ma era stato così anche la scorsa, è stata piuttosto massacrata dagli infortuni. Spesso ci sono andati di mezzo giocatori di primo e primissimo piano, altrettanto spesso si è trattato di problemi concomitanti. E più di una volta Pioli si è ritrovato a doversi difendere da domande scomode, ma inevitabili, sulla recrudescenza dei guai fisici a Milanello. E gli va dato atto di non essersi mai nascosto dietro il problema. Ad ogni modo, il vento pare abbia girato. Per un weekend ben dei medicine possono attendere. Se è vero che l'allenatore ritroverà in un colpo solo gli ultimi tre giocatori che mancavano ancora all'appello, Calabria, Florenzi e Bennacer. Il lungodegente è l'ex romanista, fuori da 5 mesi, è stato operato l'8 settembre in seguito a una lesione tendinea. Bennacer invece, bicipite femorale, è fermo ai box da un mese, mentre Calabria, problema muscolare nella zona dell'anca, ha saltato le ultime due partite. Dunque ritrovarsi con l'infermeria vuota è una sorta di battesimo per Pioli, che in alcuni momenti della stagione non sapevo più a che santo votarsi. Per un giocatore che recuperava ce n'era un altro che si fermava. Una nota di merito va al fatto che nessuno al Milan, dall'allenatore alla dirigenza, ha mai usato le assenze come alibi. Ma allo stesso tempo è lecito chiedersi se il Milan, senza tutti quei guai, ora si ritroverebbe ugualmente a meno 18 decalitri Napoli. Molto probabilmente no, Bennacer è stato il giocatore numero 19 a fermarsi. Un numero decisamente importante anche perché all'interno di questo sfortunato plotone sono comparsi via via nomi illustri, ovviamente Ibra, che era stato operato a maggio, Maignan e Calabria. Lunghe assenze anche per Florenzi e Saelemaekers. K o meno lunghi ma ripetuti come quelli di Rebic e Origi, per colpa dei quali Ante e Divock non sono fin qui mai riusciti a trovare condizione e continuità. L'orizzonte che si schiude davanti a Pioli e al suo Milan per questi ultimi tre mesi di stagione. Insomma, sotto l'aspetto medico appare rosea. Ma sono ovviamente ammessi tutti gli scongiuri del caso.